ritrovati, eccoci pronti per iniziare la seconda puntata di questo tutorial. Ci occuperemo di secondo fondamentale nella progressione tecnica, che è definito il surplus, quindi lo stare in equilibrio a moto spenta. L'obiettivo di questa puntata sarà quello di mettere nella condizione il pilota, una volta salito sulla moto, di cercare di mantenere l'equilibrio, prima manubrio ruotato da un lato e dall'altro, e poi, una volta affinata questa capacità, mantenere l'equilibrio anche a manubrio dritto. Perché è importante imparare a mantenere l'equilibrio con la moto da trail? Perché è importante il surplus? Perché è il primo elemento che ci permette di controllare al meglio quelli che sono i movimenti, gli squilibri della moto, e di poterli recuperare con dei piccoli movimenti che ci mettono nella condizione di riequilibrare il complesso moto-pilota. Questo avverrà attraverso appunto una progressione che ci porterà dall'analizzare quelli che sono dei piccoli escamotage, dei piccoli trucchetti e una serie di esercizi utili a perfezionare questo aspetto qua. Eccoci pronti quindi a salire sulla moto ed andare ad analizzare quelle che sono i movimenti fondamentali, le posizioni importanti da tenere quando cerchiamo di mantenere la condizione di surplus, quindi di equilibrio a manubrio ruotato. Mi sto avvalendo di un copertone anteriore per poter agevolare quelli che sono i punti d'appoggio e quindi facilitare la presa di equilibrio rispetto all'esercizio del surplus. È un escamotage che mi sono inventato per far sì di non doversi avvicinare ad un muretto, che potrebbe essere l'alternativa, dove appoggiarci per poter mantenere l'equilibrio. Quindi possiamo, come potete vedere, sfruttare questa opportunità. Andiamo a prendere la posizione di base, quindi le braccia e le gambe che sono distese, piegate quanto basta, quanto ci serve per stare in una posizione la più comoda possibile. Andiamo a ruotare il manubrio nella direzione che preferite per iniziare. Mantenete tirati il freno anteriore e il freno posteriore, va bene anche innestare la marcia. La moto sostanzialmente è in una posizione decisamente statica. E da questa posizione qua andiamo ad analizzare quelli che sono gli elementi che qualificano la nostra capacità, o meglio, aumentano la nostra capacità di mantenere l'equilibrio in surplus, appunto. Allora, la prima cosa che andiamo ad analizzare è il manubrio, che come vedete viene mosso leggermente per poter recuperare la posizione di equilibrio. Perché metto in evidenza immediatamente il manubrio? Perché il manubrio, per quello che è la offset della moto, quindi le caratteristiche dell'inclinazione delle forcelle, ci permette, ruotando leggermente, di far tornare la moto al proprio posto. Quindi se io, da tutto sterzato, ruoto leggermente il manubrio nella direzione opposta, avrò un spostamento del mezzo che mi riporta esattamente dal lato opposto. Ora, evidentemente questo aspetto qua lo dobbiamo tenere ben presente quando siamo in equilibrio. Quindi se è vero che girando appena appena il manubrio la moto tende a riportarsi in condizione di perpendicolarità al terreno, allora cercherò, visto e considerato che abbiamo anche una maggiore superficie d'appoggio sul terreno e abbiamo un ulteriore appoggio che è il vincolo alla ruota anteriore, cercherò di andare a distribuire il carico, quindi il corpo lo sposterò leggermente più in avanti, proprio per cercare di portare in una situazione di maggiore equilibrio il complesso motopilota, andando a scaricare quello che è invece la parte posteriore del mezzo. Per fare un esempio pratico, anziché stare in una situazione dove sto indietro per mantenere l'equilibrio, cerco di andare a caricare maggiormente il corpo dove so che ho i vincoli e gli appoggi che posso utilizzare per mantenere lo stesso. In questa situazione qua, che cosa succede? Che cosa avviene? Che il baricentro del pilota va quasi ad essere nella stessa direzione. Se dovessimo disegnare un filo a piombo, una verticale che porta a terra la nostra forza peso, sarebbe esattamente sulla stessa verticale del centro di gravità della moto.
Questo aspetto qua di coincidenza fa sì che l'equilibrio sia più facile da mantenere rispetto invece a una posizione più arretrata dove i movimenti della moto sono sicuramente maggiori e si deve far più conto sui movimenti sulle pedane, quindi andare a lavorare più con le gambe. A noi interessa invece andare a imparare questo aspetto qua. Mi carico più sull'anteriore, quindi vado a pesare maggiormente il corpo sul manubrio e quindi sulla ruota anteriore. In questo caso la parte, come detto, del corpo moto rimane praticamente dritta e quindi questa condizione ci permette di mantenere l'equilibrio in modo molto più semplice e molto più facile.